Cecilia Rodriguez US ha un cellulare al GF VIP? Il video. Grande fratello VIP, Cecilia Rodriguez è in possesso di un cellulare? L'indizio. Il video è già diventato virale e mostra Cecilia Rodriguez armeggiare con un arnese che, a detta della onnipresente rete web, è un cellulare. Ma i dubbi su quel che accade all'interno della casa del grande fratello VIP non sono finiti qui. L'Argentina, infatti, in questi ultimi giorni resi turbolenti per l'affaire sentimentale con Ignazio Moser, è stata richiamata un paio di volte nel bel mezzo della notte in confessionale dalla produzione. Che succede? Come ogni edizione del GF che si rispetti, dietrologie su interventi e contatti con l'esterno entrano nel dibattito sul reality show, con tanto di polemiche, retropensieri e quant'altro. Andiamo a scoprire qualcosa in più. Che è un cellulare all'interno del grande fratello VIP? Cecilia sotto la lente d'ingrandimento. Cecilia Rodriguez passa da una stanza all'altra. Tra le mani tiene un oggetto che potrebbe anche essere un cellulare, potrebbe, appunto, ma non è detto che lo sia. Questo è il breve filmato che circola in rete. È già la seconda volta che si sospetta che giri uno smartphone nella casa, la prima volta ci aveva pensato Striscia la Notizia a nutrire i sospetti. Ma cosa c'è di vero? Questo non si sa, ognuno giudichi da sé. Altra questione sui generis è quella dei richiami in confessionale in piena notte a cui è stata soggetta la modella sudamericana. Il popolo del web in merito ha idee piuttosto chiare, gatta Cicova, là dentro qualcuno potrebbe comunicare con l'esterno. Ma in merito a che cosa? Nel caso della Rodriguez, facendo finta che il cellulare ci sia per davvero, magari per fare due chiacchiere con Monte? Oppure semplicemente è stata richiamata per cambiare le batterie del microfono? Il mistero continua e chissà che forse venga risolto durante la diretta del lunedì, con una posizione chiarificatrice da parte del programma. Nonché grande fratello VIP senza polemica, intanto il reality decolla. Come poc'anzi accennato, nonché grande fratello VIP che si rispetti, se nonché una polemica in merito a un presunto cellulare che circola nella casa. Nel frattempo il reality, tra colpi di scena sentimentali, momenti di puro intrattenimento spassoso, polemiche interne ed esterne al gioco, vola sulle ali dello Sherry dell'Auditel, proseguendo a fare incetta di ascolti e confermandosi campione della prima serata del lunedì sera. Un successo che, stando a quanto trapela dai piani alti Mediaset, ha già fatto mettere in cantiere alla produzione la terza edizione del prossimo anno.